Ciao a tutti, mi chiamo Marzia Di Francesco e oggi vi parlo del mio parto. Io ho partorito a termine, considerando l'epoca gestazionale effettiva, mentre considerando la data dell'ultima mestruazione ho partorito a 41 settimane. Il travaglio è cominciato di notte. Io mi trovavo sul letto, stavo sul telefono a cercare informazioni sul parto perché comunque si stava avvicinando, quindi ero molto agitata e soprattutto avevo paura. Per tutta la gravidanza sono stata abbastanza serena, quindi non ho pensato più di tanto al parto, ma chiaramente proprio gli ultimi giorni la paura cominciava a farsi sentire. Mio marito vicino a me dormiva beatamente, ma a un certo punto sento lo stimolo di andare in bagno, quindi cerco di alzarmi dal letto. Non ci riesco perché appena provo ad alzarmi mi ritrovo proprio il lago intorno a me perché mi si erano rotte le acque. Quindi sveglio di colpo mio marito e gli dico: amore, ci siamo, dobbiamo andare in ospedale, mi si sono rotte le acque. E non l'ho detto con questa calma, mio marito non ci stava capendo niente, si è alzato di corsa dal letto, ha chiamato mia madre, anche lei è salita di corsa per le scale perché lei abita al piano di sotto, mi sono ritrovata mio fratello, mia sorella e tutti quanti siamo andati all'ospedale. Le contrazioni non erano ancora cominciate, quindi appena arrivo all'ospedale mi fanno il monitoraggio e mi consigliano di mandare tutti quanti a casa perché ci sarebbe voluto un altro po' di tempo prima di partorire e quindi soprattutto ci tenevo che mio marito si riposasse il più possibile perché il suo sostegno nel momento del parto per me sarebbe stato comunque indispensabile perché dovevo sfogarmi con qualcuno. Mia mamma è l'unica che è voluta rimanere con me perché era molto agitata, quindi è rimasta per tutta la notte insieme a me. Le contrazioni sono cominciate intorno alle 4, intendo proprio le contrazioni quelle brutte, quelle dolorose. Non credo che le contrazioni si possano paragonare a un altro tipo di dolore. Non voglio assolutamente con il racconto del mio parto spaventarvi, ma voglio semplicemente raccontare la mia esperienza, anche perché ogni parto è diverso da un altro. Non è detto che passerete quello che ho passato io. Ho trascorso praticamente tutto il travaglio sul water perché quella posizione mi dava sollievo e nonostante avessi queste contrazioni fortissime facevo fatica a dilatarmi. Infatti alle 10 di mattina ero dilatata soltanto di 2 centimetri. Intorno alle 7 mio marito è venuto in ospedale, ha dato il cambio a mia mamma. Questo è per te, amore mio, che mi stai dicendo. Insomma, lui ha proprio visto il peggio di me perché ho cominciato a mordermi le braccia, non ce la facevo più perché comunque ero stanca, non avevo dormito tutta la notte e quei dolori mi davano proprio al cervello, mi sembrava di morire. Quindi alle 10 di mattina il ginecologo, vedendo che continuavo a essere dilatata soltanto di 2 cm, decide di indurmi il parto e decidono anche di farmi l'epidurale. Le contrazioni dalle 4 e mezza di notte e sono dilatata soltanto di 2 cm. Il ginecologo ha deciso di farmi l'epidurale perché tra poco mi indurranno il parto. In un primo momento provo un po' di sollievo dopo tutta questa grandissima sofferenza, però poi finisce l'effetto dell'epidurale e in quel momento comincio a sentire dei dolori ancora più forti rispetto a prima, quindi pensavo che peggio di così non si potesse stare e invece mi sbagliavo. E finalmente intorno alle 14 qualcosa l'ostetrica mi dice: dai, ci siamo, preparati, andiamo in sala parto. Non mi sembrava vero perché non ce la facevo più e in sala parto il sostegno di mio marito è stato fondamentale, se non ci fosse stato lui non sarebbe stato lo stesso. Il parto in sé non mi ha fatto male perché avevo ancora l'effetto dell'epidurale, ma l'epidurale non aveva più efficacia sul dolore delle contrazioni, quindi le contrazioni invece le ho sentite tutte. Nel momento in cui nasce mio figlio, mio marito scoppia in lacrime. Anche per me è stata un'emozione, ma vi dico la verità, non è andata come mi aspettavo, perché tutte mi avevano sempre detto che nel momento in cui avrei visto mio figlio sarei stata al settimo cielo. È vero, sono stata felicissima, ma il mio primo pensiero è stato: ah, finalmente è finita, ce l'ho fatta.
L'emozione più grande io l'ho provata il giorno dopo, quando mi sono riposata, quando alle 6 di mattina mi hanno portato mio figlio per allattarlo. Comunque nel prossimo video vi racconterò un pochino com'è stato il mio postparto, vi racconterò tutti i segreti del postparto perché si parla poco di questo. Se vi va, raccontatemi com'è stato il vostro parto. Io adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!